tanto per i mezzi sono quelli che so. No, una domanda che ieri abbiamo fatto tutti era: cos'è queer per te? Cioè, cosa significa queer? Lasciando un po' anche spazio a ognuno di... Sicuramente è una domanda molto, molto difficile in qualche modo, perché identificare queer come magari una categoria o tante categorie, diciamo, di pensiero che vanno a destrutturare il rapporto tra genere, sessualità, corporeità, così come lo intendiamo, no? Quindi rispetto al modello eteronormativo e la valorizzazione delle identità sessuali, è vero, però queer secondo me è tanto altro. Cioè, in qualche modo è un modo veramente trasversale, in qualche modo inclusivo di leggere la realtà che ci circonda, la relazione, quindi sia tra uomini e donne, quindi relazioni di genere, sia tra eterosessuali e omosessuali, ma anche e soprattutto un'accoglienza reale che non pone nessun modello al centro, ma che, puoi dire, scardina un'identità più importante rispetto alle altre, un'istituzione più importante rispetto alle altre, e pone tutti in qualche modo sullo stesso piano. Per me queer è questo, è valorizzare le differenze mantenendo la peculiarità e al tempo stesso valorizzare tutte allo stesso modo. Un'ultima domanda che invece mi veniva in mente oggi, se questo festival è a Palermo, c'è un motivo secondo te, potrebbe esserci un motivo legato alla cultura palermitana, non so, a qualche, oppure comunque il frutto anche di altre cose? Cioè... Guarda, come ben sapete, questo festival in realtà nasce da una versione zero, che era il Palermo Sicilia, scusate, il Palermo Queer Festival, che avevo pensato originariamente insieme tra l'altro alle mie allieve, no? Tutto nacque molto dal basso, ne vogliamo in modo molto queer, no? In modo anche trasversale in questo senso. Quindi nacque proprio rispetto all'esigenza di vedere un pochino Palermo come rispondeva a questo tipo di input. Quindi prendiamo la riflessione culturale che esuli, o quantomeno che ponga in essere delle riflessioni sulla sessualità, sul genere, sulle differenze. E in quella versione pilota la risposta fu amplissima, soprattutto in rapporto a, per esempio, all'identità mediterranea. Quindi non parlare di queer come concetto astratto, ma parlare di queer oggi a Palermo. Quindi cosa significa per noi che viviamo in questa città, che giorno dopo giorno affrontiamo i problemi, ma anche, no, ne rappresentiamo in qualche modo la storia. E secondo me realmente c'è moltissimo da... Palermo può ambire, come diceva poi ieri il sindaco Orlando, diventare capitale europea della cultura, soprattutto grazie anche all'influsso del queer, del pensiero queer e di questi momenti culturali ibridi che si mettono in rete, che sono fondamentali. Ok, va bene.